ovunque e sempre. E consentitemi questo passaggio. Tutto si muoveva se lui era il candidato a sindaco, tutto. Mentre io potevo fare una rinuncia, Tramaglino una rinuncia, altro una rinuncia, lui non poteva rinunciare. E diceva, sto pensando, toccandosi la testa, di andarmene a Como e devo parlare con la mia famiglia se devo continuare. E però lui doveva essere il sindaco comune sempre, contro tutti, contro il partito, contro i partiti, non tenendo conto che c'erano esperienze politiche, istituzionali, come lo SDI, come il DS, che erano opposizione e che in qualche modo andava data a loro anche la possibilità di smarcarsi e di trovare un sindaco nuovo. Questa era l'impostazione. E lui invece cosa ha fatto? Oggi dice il Partito Democratico ha scelto un gruppo ristretto. Aspettate, qui c'è un chiarimento, dovete consentire. Il gruppo era ristretto prima e dopo. Quando l'ha scelto e l'ha in qualche modo fatto l'investitura del direttivo e quando lui se n'è andato. Ed era stretto quando ha scelto la Merata e quando ha scelto Tramaglino. Comunque sempre stretto. E però quando è stretto il gruppo e va bene a lui, quel gruppo è buono. È un gruppo largo. Tutti hanno partecipato. Quando non va bene a lui, qualcuno dice non c'è stata la partecipazione democratica. Caro Franco La Merata, faresti bene a vergognarti. Faresti bene a vergognarti. La tua candidatura è nata ed è morta in una farmacia. Ed è morto in una farmacia. E però c'è una differenza tra la farmacia e il partito. Il partito è un luogo della politica, la farmacia è un luogo dei medicinali. E questo signor Santo Paolo non ha né titoli per decidere il mio futuro. Santo Paolo può fare l'aiutante della sua farmacia con la moglie, ma non può decidere il mio futuro. È chiaro? In povertà, i padroni e chi pensa di governare sul popolo, contro il popolo, stesse a casa. Ci abbiamo messo 50 anni, 50 anni per riscattare il popolo e non darà un farmacista di turno a negare al popolo la scelta democratica. Questo signorotto che pretendeva di decidere su un partito, e mi meraviglio, come un ex comunista o qualche comunista pentito possa seguire quella lista nata in un salotto di una farmacia. Anche loro dovrebbero vergognarsi. Anche loro, perché guardate, le regole vanno rispettate, ma le regole, per essere rispettate, bisogna conoscere le regole. Allora, il luogo della decisione è il luogo del partito, è il direttivo che decide, è sottoposto all'assemblea, ma non può essere. Grazie a Dio non deve essere qualcuno che decide per noi. Questo è un concetto democratico, libertario, a cui noi non vogliamo rinunciare dopo anni e anni di conquiste e di lotte. Allora vorrei dire, la Merata si è avventurato l'altra sera in una leggendo lo statuto e nel leggere lo statuto ha citato un articolo, il 33, che spiega come si fa un'espulsione. Allora, guardate, l'espulsione, al di là della forma, si fa con una lettera scritta contestando gli addebiti. Loro dicono, non c'è stata la lettera di contestazione degli addebiti. Scusate, loro sono candidati di un altro partito. Al di là della lettera, loro sono già fuori. La lettera non serve a nulla.
chi dichiara contro il partito ufficialmente è fuori dal partito. Non c'è bisogno di una lettera. Il segretario Giordano ha fatto un atto dovuto, doveroso, ha comunicato ai signori che hanno avuto, che sono candidati, che loro non possono più stare nel partito. Loro cosa hanno fatto, caro Giordano? Hanno risposto: questa sezione sarà commissariata. Non potevano farlo. Voi non potevate candidarvi in un altro partito. Questo non si poteva fare. Questo è certo. E poi il professore Costantino. Ma non, guarda, dedicare tempo a Costantino è tempo perso. Tempo perso. Cioè, meno se ne parla, meglio è. Gli diamo notorietà. Gli diamo lustro a chi ha dimostrato in questi anni di essere senza bussola. Cioè, si canta con Veltri, sta bene, non sta bene con i socialisti e con gli ex comunisti, e ci vuole fortuna. Non è facile, non è facile. E però, caro professore Costantino, tu sei da 20 anni che comunque in questo paese hai avuto un ruolo, ma ti ricordo che tu hai avuto un ruolo quando qualcuno ti appoggiava e quando qualcuno ti portava in mezzo alla gente e ti eleggeva. Come ti abbiamo lasciato, si è perso traccia di te, proprio traccia. Alle ultime elezioni hai segnato 60 voti di capolista. Spero anche questa volta di segnare 60 voti di un essere eletto. Tanto, tanto. Comunque non vinceranno loro. E vi dico perché non vinceranno. Tramanino ha detto: abbiamo fatto un'indagine d'ossa, abbiamo saputo che abbiamo il 58%. Ma se fosse così, che c'è un'indagine d'ossa, io direi un'altra cosa. Ma ci vuole tanto a dire che noi vinciamo le elezioni. Basterebbe un attimo pensarci. Se gli ex PS, assieme ai socialisti, a Rifondazione Comunista, a una parte importante del centro moderato e cattolico, insieme si mettono a fare una lista, ed è una lista di centro-sinistra, perché il centro-sinistra non è un luogo geopolitico dove la definizione si dà per caso, si chiama centro-sinistra quella parte politica dei partiti che fanno appunto un accordo. Noi siamo il centro-sinistra. La lista di Veltri è una lista civica, non è centro-sinistra. È una lista che non può richiamarsi ai principi del centro-sinistra, perché i partiti del centro-sinistra stanno da questa parte. E stanno da questa parte perché abbiamo deciso di stare comunque insieme, comunque. È un fatto, come dire, che capita non sempre. Ma quando capita è un fatto positivo. La lista Veltri è una lista che non ha né il centrodestra perché l'ha tradito, che è stato eletto 5 anni fa, né il centrosinistra perché è qua, e quindi una lista che è destinata a perdere. Non vi preoccupate, state tranquilli. La lista di Veltri è una lista destinata a perdere perché non ha un progetto, un'identità. Bianchi, rossi, celesti, verdi non vanno progetti, fanno una marmellata, una Macedonia, ma non vanno un progetto. Ed è comunque una lista che comunque deve sposare su di sé le responsabilità di questi anni. L'Irancia è l'equivoco della politica telenovese. È un equivoco perché nel mezzo del cammino ha lasciato Veltri, dicendo che comunque era un fallimento questo sindaco. Poi non ha trovato di meglio che fare un movimento civico popolare, che non è né movimento, né civico, né popolare. E vi dimostro perché. L'Irancia è alleanza nazionale e non è un movimento. Non è civico perché è fatto dai partiti. Non è popolare perché il popolo è qua. Non è che il popolare è un'affermazione, come dire, che uno prende perché noi siamo popolari e quindi tutto il popolo è con noi. L'Irancia è una lista di centrodestra.